Edoardo Oliva, direttore artistico del Teatro Immediato, Figli di un brutto Dio, un grande successo di pubblico per un testo anche molto corrosivo. Sì, un testo molto corrosivo, caustico, ben calato però nella realtà insomma, storica di questo periodo. È un spettacolo che è piaciuto molto, noi insomma, l'abbiamo cercato e fortemente voluto. Questo è uno spettacolo che è un paio d'anni che è in circuito, e loro sono giovani, sono molto bravi, e poi si inseriva bene anche dentro la linea artistica di quest'anno, che ha cercato di riproporre il tema della coppia, del doppio in questo caso, appunto un doppio poetico anche molto particolare, insomma questa doppia coppia che nello spettacolo sospende diciamo, l'attesa quasi becchettiana e invece poi si ritrova l'altra nella centrifuga, no, del reality. Dopo vent'anni che cazzo mi arriva la malattia del merda, mi arriva la morte, mi arriva, non è vero, cioè 3 mesi di vita, non è vero, e quei facce del merda dei dottori te devi mettere nelle mani di Dio e i mesi diventano 3 e 2 e 1, non te resta un cazzo. Paolo Mazzarelli e Lino Musella nei panni di due personaggi molto particolari, un testo originale, Figli di un brutto Dio. Allora, Paolo ci parla un po' di come è nato questo lavoro teatrale. Ma è nato prima di tutto appunto dalla volontà di scrivere, creare e mettere in scena una storia insieme. Questo è stato il secondo dei 3 spettacoli che io e Lino abbiamo fatto. Questo in particolare è nato nel culmine dello sfascio culturale berlusconiano negli ultimi anni, soprattutto televisivo, ma non solo. E nel culmine di quello sfascio è nato il desiderio di provare a mettere in scena insomma, le conseguenze tragicomiche di quella situazione. Allora, sono veramente personaggi che mettono a nudo i mali dell'Italia, ma c'è una soluzione? La soluzione è quella di forse recuperare una cultura che negli ultimi anni si è dopata completamente con queste trasmissioni. Probabilmente 30 anni fa gli italiani erano più colti di adesso, l'italiano medio era più colto. E in questi ultimi 30 anni, io sono nato nel 1980, quindi sono nato proprio quando è nato Berlusconi, quando sono nate le sue televisioni, e so quello che significa trovarsi a 10 anni con certe trasmissioni e certi modelli. È retorica chiaramente, però i modelli, questi modelli esistono e noi italiani ce li portiamo addosso. Forse adesso qualche cosa insomma, forse sta cambiando.